Oggi si parla di Alghero con Silvio Lai, segretario regionale del Partito Democratico, però parliamo di continuità territoriale che riguarda Alghero ma riguarda i Sardi. Avete presentato una mozione in Consiglio regionale dove avete definito questa continuità territoriale un pasticcio. Intanto il bando di gara è andato a deserto, cosa succederà? Ma secondo me si è fatto il passo più lungo della gamba, nel senso che una forma di finanziamento che sta sulle spalle dei sardi, 57 milioni di euro per far pagare a chi viene in Sardegna 50 euro, in un contesto nel quale le compagnie aeree vivono sulla variazione dei biglietti aerei a seconda delle giornate. Cioè siamo dentro un mercato talmente moderno che è impossibile provare a governarlo con metodi antichi come il finanziamento pubblico alla tratta e alla continuità territoriale. A me sembrava un'idea che era fuori tempo già in quel momento. Oggi bisogna assolutamente cancellare questa ipotesi, bisogna ritornare all'ipotesi precedente che era quella gestita dalla Giunta del centro-sinistra con la continuità territoriale sulle tratte di Roma e Milano ma anche sulle altre città italiane. Il resto del mercato è low cost, il resto del mercato è il rapporto con i nuovi vettori internazionali che facilitano l'arrivo dei turisti in Sardegna attraverso gli aeroporti minori. Questa è la strada giusta, tutto il resto mi sembra che sia semplicemente preda della confusione di questa giunta regionale che per quanto ci riguarda prima finisce di fare danni per i sardi. Ma i sardi che cosa rispondiamo? Adesso cadono i vincoli tra giugno e ottobre, quelli dei collegamenti tra Alghero e gli altri aeroporti principali. Che cosa succede in questi mesi? Ma io sono preoccupato, se penso a quello che è successo all'Asinara, dove per mesi si è fatta in qualche modo una proroga di soluzioni provvisorie e poi i giorni prima di Pasqua è finita la continuità territoriale dell'isola, impedendo alle imprese turistiche che stavano lavorando all'Asinara di poter fare la stagione pasquale e quindi avviare la stagione turistica, c'è da essere preoccupati. Io spero che in questi tre mesi, anziché imporre delle cose, con soggetti così importanti come i vettori aerei, questa giunta impari a ragionare, a collaborare e a costruire le soluzioni e quindi si metta in piedi un tavolo in cui, se l'opposizione sarà chiamata a dare una proposta e a fare una proposta, noi siamo pronti a farla.